Bambini, pronti a leggere una storia da brivido insieme a me? Io sì, non vedo l'ora. Leggiamo insieme La scuola dei vampiri. Svegliatevi, bambini! Chiama la mamma. È quasi mezzanotte. Vladimiro e Morgana si alzano dalle loro bare, ancora un po' assonnati. Per colazione, Vladimiro e Morgana bevono una spremuta di arancia sanguinella. La campanella della scuola sta per suonare! Faremo tardi! Esclama Vladimiro. I due bambini corrono fuori dal castello nella notte. La scuola dei vampiri si trova proprio in fondo alla strada. Wow, bambini, guardate che scuola enorme e molto, molto spaventosa! Vladimiro e Morgana prendono posto nei banchi assieme ai loro compagni. Ed eccoli qui tutti i compagni e bimbi, come potevamo immaginarcelo, sono tutti vampiri. La maestra Sibilla insegna tante cose interessanti, come per esempio a lavarsi bene i denti appuntiti e ad avere cura dei ragni di casa. Guardate qui, ha tanti ragnetti nella tasca e uno in una gabbietta. E guardate come stanno attenti i bimbi vampiro che vogliono avere un sorriso perfetto. Poi c'è Artemisia, la maestra di disegno. Con lei gli alunni fanno i ritratti degli antichi antenati. E guardate, come c'era da aspettarselo, sono tutti vampiri. E guardate, questa qui sarà la bisbisnonna della professoressa Artemisia, che è molto originale proprio come la maestra. Infine c'è Carpazio, il maestro di ginnastica. Buonanotte, siete ben svegli? Dice e sorride mostrando i lunghi denti appuntiti. Guardate bimbi, fuori dalle finestre della palestra si vede la luna piena. Oggi faremo un allenamento molto importante. Esclama Carpazio. Vi trasformerete in pipistrelli! Wow, guardate! Qualcuno è molto felice e qualcuno sembra un po' spaventato. Ok, vediamo un po' come faranno i nostri amici vampiri. Gli alunni svolazzano nell'aria e si appendono tutti al soffitto in una fila ordinata. Ed eccoli qui, tutti appesi a testa in giù, tranne due, molto simpatici e davvero bravi a trasformarsi. La pensa così anche il maestro, che dice: bravi, vi siete meritati le caramelle all'aglio! Esclama Carpazio. Ma come, maestro? L'aglio non va bene per i vampiri, infatti guardate che faccia che hanno! I piccoli vampiri scoppiano a ridere. Maestro, hai sempre voglia di scherzare. Ok, non erano all'aglio, erano bom bom dolce plasma. Ok, a noi non piacciono ai bambini questi tipi di caramelle, ma ai vampiri a quanto pare tantissimo.
Bene bambini, spero che vi siate divertiti a leggere questa storia insieme a me. E a voi piacerebbe andare a scuola di notte? A me potrebbe piacere. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e anche di lasciare un bel like. E felice Halloween! Woo!